Ciao a tutti ragazzi, avrete visto in community la foto delle spese nuove che sono state fatte qui e che presto vedrete sotto forma di un roundup di cui parlerò poi, ma è arrivata anche questo pacco misterioso. Di che cosa si tratta? Mi sa che dal titolo avrete già capito. Andiamo a parlarne subito dopo il nostro sponsor. Il nostro sponsor di oggi, come sempre, è CDK Deals nel sito VIP, dove possiamo trovare key di ogni genere, sia di giochi che di Windows 10, Windows 11, Office, eccetera, eccetera. E con il mio codice sconto FC20 potrete avere uno sconto del 30% sul prezzo finale. Aggiungiamolo al carrello. Andiamo al carrello e quando si fa procedi all'acquisto, inserite il mio codice sconto FC20 e il prezzo verrà ribassato di conseguenza. Oltretutto, il pagamento è possibile farlo anche direttamente tramite PayPal, quindi non avrete il problema di stare con pensieri che vi abbiano scammato o cose del genere, anche perché le key arrivano, sono legittime e comunque avete tutte le protezioni acquirenti del caso. Il tutto senza dimenticarsi, ragazzi, che la procedura è andare dentro impostazioni, attivazione, cambia codice product key, copiate il codice che vi mandano, incollate e via andare che Windows è attivato. Apriamo questo pacco e vediamo che cosa c'è dentro. Oh, ma Che scheda video è? se non è una scheda video strana, che altro sarà? Ebbene sì, guarda un po' cos'è arrivato. Radeon Instinct MI8. È una scheda video che non è una scheda video praticamente. E ritorniamo ancora a parlare di questo argomento che ultimamente va per la maggiore vista la situazione del mercato delle schede video. Difatti, per essere una scheda video non ha molte uscite video, ma guardiamo meglio. Eh sì, guardate un po' cosa c'è lì, sembra proprio un connettore DisplayPort. Andiamo a vedere cosa c'è dentro e poi la proviamo insieme. Quattro viti dopo. Ecco qua, connessione DisplayPort come previsto. Adesso cosa facciamo? Tagliamo via un pezzetto, come quando avevo fatto l'RX 470 da mining, e esponiamo la DisplayPort per essere utilizzabile normalmente, senza buttare via il bracket o senza smontarlo, che è peggio ancora. 60 secondi di Dremel e abbiamo tagliato via il pezzo che bloccava la DisplayPort e ora possiamo anche andare a provarla. E signore e signori, si accende e funziona come una Radeon R9 Fury Series. Praticamente, occhio e croce, direi proprio che è una Fury Nano nascosta sotto le mentite spoglie di questa Radeon Instinct MI8. E quindi mo mi scarico qualche benchmark. C'è però un problemuccio. È evidente che una R9 Fury Nano fanless credo che non sia l'idea proprio di perfezione che abbia nessuno. Diciamo così, a occhio e croce, 75 gradi in idle non è esattamente quello che ci aspettavamo. Ora proveremo a fare un 3D Mark brevemente, ma non credo che otterremo dei risultati eccellenti e decisamente va ventilata. Abbiamo montato una ventola momentaneamente sul lato senza nemmeno comunque aprire le alette, quindi l'airflow è lontano dall'essere perfetto, però diciamo che così me la sento far partire un benchmark almeno, altrimenti prima la cosa era veramente abbastanza greve. Allora, dicevamo, abbiamo ventilato la scheda, adesso intanto vediamo prima di fare test di punteggi
con combustor a che temperature arriva sotto carico, per non rischiare di friggerla del tutto, ecco, diciamo. Andiamo a vedere, vediamo la finestra. Aspettiamo un attimino, vediamo che non arrivi a temperature almeno pericolose, ecco, diciamo. Ecco, stiamo facendo una prova, ma decisamente senza aprire le alette, stile Tesla, non va molto bene la faccenda, anche perché adesso ho il power limit, ovviamente 85, ecco la velocità che scende perché sta droppando. Adesso ci sarà praticamente lo spettacolo del raffreddamento a soffio con relativo aumento degli FPS. Guardate gli FPS, che più soffi e più salgono, è come accendere il fuoco. È bellissimo, ragazzi, forse è il caso di metterci un'altra ventola. Adesso facciamo sul serio una ventola veramente cattiva piazzata dietro. Ok, ora è tremendamente rumorosa, ma le temperature sembra che siamo riusciti a tenerle sotto controllo, anche se ovviamente il lavoro è tutto un work in progress, perché chiaramente la ventola non è ancora posizionata correttamente, le alette saranno sicuramente da aprire tipo Tesla e per fare un montaggio fatto bene. Adesso sembrerebbe che almeno forse un test di 3D Mark riusciamo a farlo per vedere le performance, diciamo, teoriche. E forse, se Dio vuole, riusciamo a far partire un 3D Mark che raggiungerà anche la fine del test senza andare tutto in trottle. Speriamo che sia la volta buona. Letteralmente la ventola puntata addosso dentro le alette. Così sembra resistere. Ho visto 78-79 gradi prima, però non è mai arrivata alle temperature di throttling, quindi diciamo che quantomeno avremo un risultato teoricamente almeno affidabile di questo test. Siamo arrivati alla fine del test, quindi stacco la ventola spacca orecchie e spacca dita, dato che ci ho ficcato dentro un dito e mi ha fatto uscire il sangue, per 4667 di graphics score, il che non è a livello della M40 della settimana scorsa, due settimane fa, però direi che è un buon punteggio, più che altro perché, venendo al punto saliente, questa scheda ha un prezzo veramente molto molto aggressivo e vantaggioso. Diciamo che il livello è questo qui, fate conto che non c'è nessun tipo di overclock, anzi in questo momento stiamo facendo fatica a stabilizzare la temperatura, quindi comunque sicuramente ci sono margini di overclock una volta che uno è riuscito a ventilarla correttamente e ad avere delle buone temperature, ecco. Allora, il punto saliente, come dicevo, è quello che da questo shop slovacco, vstore.sk, c'è una moltitudine di queste schede ex, diciamo, workstation, tra cui c'è anche la Radeon Instinct MI8, che è listata a 149 euro, ma con il mio codice sconto Falco30 la pagherete con il 30% di sconto, circa 105 euro spedita. Certo, c'è da fare un po' di lavoro per renderla utilizzabile in game, ma come vedete la cosa è assolutamente fattibile. Adesso non riesco ovviamente per motivi di tempo a far vedere tutta la procedura come con la Tesla di apertura delle alette per ventilarle e tutto quanto, ma sicuramente è una cosa che andremo a riprendere in futuro in un prossimo video, se non già nel prossimo. Quindi per oggi vi saluto, vi lascio tutti i link in descrizione, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi!